Dopo lo scorso 3 agosto, giorno in cui ha annunciato la fine della storia d'amore con Perla Vatiero, Mirko Brunetti è letteralmente sparito dalla circolazione. E, quasi un mese, infatti, che l'imprenditore rietino non condivide alcun contenuto sui social, a differenza dell'ex fidanzata che, invece, dopo essersi presa alcuni giorni di pausa, è tornata ad essere molto attiva. Due giorni fa, l'ex concorrente del Grande Fratello è ricomparso in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. L'ex GFino, infatti, è stato immortalato alla sagra del peperoncino di Rieti. Fa piacere rivederlo perché comunque è un bravissimo ragazzo. Era con suo fratello e sua cognata, se Mirko ha deciso di mantenere un profilo basso dopo la rottura con l'ormai ex fidanzata. Quest'ultima, dopo essersi presa alcuni giorni di pausa, è tornata ad essere molto attiva sui social. Nelle passate settimane, l'influencer campana ha risposto alle curiosità di i follower, e molte di queste, ovviamente, riguardavano la rottura con Brunetti. Come si può non amare una persona da un giorno all'altro? E non sentirlo così dal nulla? La Vatiero ha dunque deciso di esporsi e rispondere. Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo, secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all'altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4-0-5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo. In seguito, la Vatiero ha chiarito che la sua intenzione e quella di Mirko è quella di risolvere le questioni personali in privato. I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, come è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all'improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi chiedo gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi viene da ridere. Intanto, nelle ultime ore, Perla è stata avvistata in un locale mentre balla spensierata. La segnalazione è arrivata ad Alessandro Rosica, che ha scritto, Perla serenissima che balla da sola e ricomincia da zero.